È sempre in chiave salvezza, buon punto della Pistoiese sul campo della Spalla, ancora Stefano Chini. Siamo a Ferrara, tanto pubblico soprattutto di parte estense per seguire il sogno dei playoff. La Pistoiese invece vuole la salvezza in campo con Matteo Ricci, Celiento, Frascatore, Vassallo di Bari, Luca Ricci, Martignago, Coulibaly, Romeo, Calvano e Piscitella. L'arbitro del confronto il signor Edoardo Paolini di Ascoli. Comincia bene la Pistoiese, atteggiamento propositivo da parte della squadra di Sottili, qui Coulibaly impegna Menegatti. Poi un minuto più tardi c'è questa azione offensiva da parte della Spalla con Zigoni che viene servito da Togni che non riesce a controllare il pallone. Di Quinzio, un paio di azioni importanti tra il nono e il decimo minuto, qui Matteo Ricci dice no, altro cross di Di Quinzio, palla che taglia l'area di rigore, allontana Matteo Ricci. La Pistoiese reagisce con il cross di Celiento, l'incursione di Coulibaly, il pallone termina sul fondo. Si rivede la Spal al 20°, questo tentativo di Finotto con palla sull'esterno della rete. Preludio al gol, Finotto sulla sinistra, palla messa in mezzo e c'è questo tentativo di Togni che rimette per Zigoni che anticipa tutti e c'è quindi il vantaggio da parte della Spal, 1-0 per la squadra estense. Schierata in campo da Leonardo Semplici, così come Negatti in porta, Silvestri, Gianni, Capece, Gasparetto, Cottafava, Lazzari, Togni, Zigoni, Di Quinzio e Finotto. È il gol quindi che sblocca il risultato, Spalla in vantaggio che fortificherà questo 1-0 con altre azioni importanti, ma la Pistoiese reagirà. Qui siamo già al 24° con questo cross in mezzo, il colpo di testa di Martignago, punizione di Togni, il pallone finisce sul fondo, controlla la traiettoria Matteo Ricci. Altro pallone pericolosamente messo in mezzo da Di Quinzio. Questo invece è Martignago che ci prova, intraprendente il numero 7 della Pistoiese, il pallone che finisce fuori. Il numero 4 Capece, dalla distanza Matteo Ricci scalda i guantoni. Con le immagini siamo nella ripresa dove c'è questa incursione di Piscitella che però viene fermato, cercava di liberarsi in area di rigore, il tackle di Gasparetto gli porta via la sfera. Poi ancora Pistoiese minacciosa e che trova il gol del pareggio con questo colpo di testa messa a segno da Romeo su cross di Celiento. Nel frattempo Anastasia aveva preso il posto di Coulibaly mentre Gentile aveva sostituito Togni. Inzuccata vincente di Romeo ed è il gol dell'1-1, il pareggio da parte della Pistoiese con la Spalla invece che vede allontanarsi la zona playoff, perché nel frattempo le notizie da Lucca davano nettamente in vantaggio la Reggiana nei confronti della Lucchese. A quel punto il terzo posto in classifica diventava impossibile per la squadra estense, che comunque avrà un altro paio di acuti nel tentativo di vincere la partita. Qui Gasparetto sul traversone di Quinzio, ultimi istanti della partita, finisce 1-1 per gli arancioni, un pareggio davvero importante. La Pistoiese sale a quota 43 punti e sabato prossimo ha l'occasione davanti ai propri tifosi di salvarsi con due risultati favorevoli su tre, una posizione sicuramente positiva, quella della squadra di Sottili, pareggio pesante al Paolo Mazza di Ferrara. E chiudiamo con la notizia appena arrivata della conquista dello scudetto da parte della Juventus che ha battuto la Sampdoria per 1-0.